l'impresa di Sebastian Vettel pochi giorni fa a Silverstone, oppure la recente tappa della Formula E a Roma sul circuito cittadino dell'Eur, oppure un'innata dose di follia e incoscienza nella vene. Sta di fatto che una cosa del genere sul grande raccordo anulare di Roma non si era mai visto. A bordo della sua Lamborghini Aventador volava letteralmente toccando una punta di 311 km all'ora. Per fortuna oltre a lui un pilota australiano di produzione, che guida in pista proprio una Lamborghini, una pattuglia speciale della Polstrada, era attiva in quelle ore, una di quelle che con le auto civetta pattugliano l'anello cittadino a caccia di corse clandestine. E così, attivato l'autovelox provvida di bordo, i due agenti si sono messi all'inseguimento della Lambo gialla. Per 23 km hanno tentato di stargli dietro e magari fermarlo dopo che avevano immortalato la velocità istantanea di 311 km all'ora. Da Tor Bella Monaca fino alla pontina a tutto gas, come in un gran premio, continua dopo la foto, quando il pilota si è accorto della pattuglia, ha frenato ma ormai la frittata era fatta. Per lui è scattata la confisca del mezzo, il ritiro di patente, e una multa di quasi 2.000 euro. Ma l'australiano, residente in Svizzera, può vantare un record. Mai nessuno prima di lui era stato mai fermato a Roma, e nel Lazio a una simile velocità. Fino ad oggi, infatti, il primato di pista era detenuto da una Porsche Carrera Turbo pizzicata sempre sul grande raccordo anulare sul filo dei 297 orari. Continua dopo la foto, piccola nota curiosa. A fine verbale gli agenti si sono scattati un selfie con la Lamborghini. Si sussurra che nei prossimi giorni comparirà sul loro profilo social. La Aventador viene spinta da un inedito motore V12 con un angolo di 60° tra le bancate, la cilindrata è di 6,5 litri, montato in posizione longitudinale e posteriore, da qui la sigla LP, le misure di alesaggio e corsa sono rispettivamente di 95 mm x 76 e 4 mm, il rapporto di compressioni è di 11,8, 2.1. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa azionando 4 valvole per cilindro. Continua dopo la foto, l'impianto di alimentazione dispone di un sistema di fasatura variabile a controllo elettronico, la lubrificazione è a carter secco. Questo propulsore è in grado di erogare una potenza massima di 700 CV a 8. 250 giri al minuto mentre la coppia motrice raggiunge un picco di 690 nm a 5500 giri/min. Ti potrebbe interessare,